Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, oggi parleremo di fai da te. Fino a che punto conviene il fai da te e fino a che punto ci si può cimentare. Dico questo perché, ragazzi, perché certe volte, dato che anche io, come voi, navigo su Facebook, su Instagram, sui vari social, certe volte capita di vedere dei post di gente che è poco formata, poco pratica, voler cimentarsi in determinati lavori, più o meno complessi. Ragazzi, il fai da te è bello, come dice fai da te. Fai da te quando è fai da te? Quando io faccio qualcosa da me, ok? Per varie motivazioni. Perché voglio risparmiare, perché mi piace, perché lo faccio e ci guadagno anche un qualcosa. Però ragazzi, secondo me c'è un limite a tutto, ok? Allora, ti faccio questo esempio. Questa persona era in un gruppo Facebook di energie alternative, ok? Fotovoltaici, batterie, eolici, eccetera, eccetera. Una persona che, da come scriveva, ahimè, non sapeva fare la O con bicchiere, ok? È vero che su YouTube trovi delle guide, è vero che su YouTube trovi dei video, come anche i miei, ok? Che ti spiegano che cos'è un pannello, come si utilizza, qual è la migliore tecnica, come si cablano, come si fa un circuito con pannello inverter. Comunque ragazzi, va bene. È vero, grazie anche ai social, tanti sono diventati un pochino più pratici. Ok? Tra pratico e bravo, però ragazzi, c'è molta differenza. Questa persona voleva farsi da solo un impianto fotovoltaico a casa sua. Io non ho nulla contro chi vuole fare da sé, anzi io incentivo, io amo, io preferisco chi vuole fare da sé. Però ragazzi, a tutto c'è un limite, sia per quanto riguarda la burocrazia che per quanto riguarda poi la sicurezza. Questo tizio voleva fare un impianto connesso in rete da 6 kW e voleva mettere anche le batterie, voleva mettere anche un sacco di cose. Non, nella teoria poteva anche farlo, però ragazzi, non aveva nessuna base. Cioè era una persona a zero di basi tecniche, ok? Che voleva fare cose impossibili per quella persona. Puoi guardarti mille video, puoi studiarti 50.000 filmati. Ragazzi, col tempo si diventa bravi. Lui può fare cosa? Collegare due pannelli, forse a una batteria, a un regolatore di carica. Però ragazzi, fare tutto ciò che lui scriveva, ragazzi, state attenti. È vero che il fotovoltaico è una bella tecnologia, è anche vero che in questi ultimi mesi lo stanno portando alla portata di tutti, liberalizzandolo. Però ragazzi, dobbiamo fare attenzione. Dobbiamo fare attenzione assolutamente, perché gli impianti quelli seri, non parlo impianti a 12 volt, a 24 volt, io parlo di impianti che funzionano anche a 300, a 400, a 500 volt in corrente continua, perché quando prendi questi pannelli e ne colleghi 10, 11, 12, 15 in serie, hai tensioni finali altissime. E ragazzi, lì si deve stare attenti, ok? Si deve stare attenti anche con le batterie. Costruire un pacco batterie litio non è un gioco. Cioè, sono tecnologie belle che, se tu hai esperienza, puoi fare da te. Però è normale che non tutto puoi fare da te. Poi un impianto in grid,
cioè connesso in rete, non potrà mai essere totalmente fai da te, perché ragazzi, quegli impianti devono essere certificati, perciò devi chiamare sempre un esperto che ti faccia la certificazione e che ovviamente ti deve fare l'impianto. Se invece parliamo di impianti sconnessi dalla rete, ok, impianti ad isola, lì invece non ci sono problemi di legislazione, in quanto la corrente da te prodotta viene consumata in loco e non viene ceduta all'ente fornitore energetico, che non entra nei meriti e non ti obbliga di eventuali certificazioni. Ragazzi, non ti obbliga di eventuali certificazioni, non vuol dire che anche il calzolaio con zero esperienza si può cimentare a collegare due fili, perché ragazzi potrebbe anche riuscirci, però basta così, una disattenzione, un dimensionamento di un componente errato che prende a fuoco tutto. E tra le tante notizie lette, anche in uno di questi gruppi, il cui sono anche io iscritta e ne faccio parte, hanno anche messo manutenzione sbagliata ad Agrigento, televisori, elettrodomestici in fumo. E il tizio diceva appunto che quando non si sa cosa si fa e si vuole fare tutto, questo succede. E io concordo. Io promuovo il fai da te perché è bellissimo, ragazzi. Però il fai da te per chi ne capisce. Se tu non ne capisci o studi e tanto, inizi dalle basi, sbagli, ma a livelli bassi non succede nulla. Cioè, chi non è del settore non può andare a costruire un mega impianto, ecco, fotovoltaico o eolico. Ragazzi, lasciate stare, studiate, capite, fate pratica, sì, però occhio, non mettete mani dove non sapete. Dimmi anche tu cosa ne pensi, fammi sapere se la pensi come me. E so che in questo canale siamo tutti smanettoni, siamo tutti appassionati di fai da te, però ragazzi, a tutto io credo che c'è un limite. Per esempio, io sono uno smanettone. Ovunque mi piace mettere mani. Però ragazzi, nella mia vettura non so dove mettere mani. O meglio, se guardando video potrei anche capire dove mettere mani. Ma all'infuori di cambiarmi i filtri abitacolo e filtro vano motore, non faccio, ragazzi. Anche perché non ho l'attrezzatura, non ho un ponte, non ho tutte le chiavi che servono, capito? È bello il fai da te, però fino a un certo punto, quando arrivi alla soglia, non andare oltre, chiama un professionista, mi raccomando. Ciao ragazzi.